ucciso 100 milioni di persone nel corso del XX secolo, l'uso del tabacco potrebbe arrivare a uccidere nel corso del XXI secolo oltre 1 miliardo di persone. Come sapete, in Italia si è fatto molto, sono stati fatti molti progressi, a partire dalla legge di Silvia, appunto, poi tutta una serie di azioni concertate che ovviamente hanno avuto il significato anche di ridurre e controllare tuttavia ancora c'è molto da fare, perché sono circa 12 milioni di persone attuatori e quindi potenziali ammalati da tutte le patologie. Quindi dobbiamo continuare ad occuparci di questo problema e vedere quali sono gli strumenti che abbiamo per combattere questo problema. La dottoressa Pacifici nel suo rapporto annuale ci indicherà quali sono le azioni più efficaci sul piano amministrativo, sul piano legislativo e anche le terapie da applicare per i trattamenti di queste situazioni. Vorrei ringraziare in particolare il senatore Cusi, che ci onora della sua presenza, ma non solo della sua presenza, così come presidente dell'Osservatore Sanità e Salute, sostiene la lotta al fumo con azioni concrete. Tra queste c'è il premio Fumo e Sanità Salute 2010, che poi sarà dato dopo nostra sala Cavallo, e che premia l'attività dei centri antifumo, un'attività che si svolge nella parte dei centri antifumo che sono censiti dal nostro osservatorio dell'OSPA. E quindi in questo senso io desidero anche ringraziare per l'impegno, perché si segnale il grande impegno che ha profuso il dottor Luca, Pacifici, perché grazie a loro che l'Istituto ha potuto dare anche il suo contributo a questa. Grazie per l'attenzione, buon lavoro. Buongiorno a tutti. Desidero ringraziare il Presidente dell'Istituto di Sanità, professor Enrico Caracci, il dottor Pacifici, che anche quest'anno hanno consentito l'effettuazione di questa iniziativa, di questa manifestazione, per in qualche modo dare un segno tangibile alle iniziative che si fanno sul tema di fumo, salute e sanità. È il secondo anno che facciamo questo premio, abbiamo sempre fatto anche questa sera, anche lo scorso anno, e come Presidente dell'Osservatorio della Salute ritengo che sia importante questo tipo di iniziative, perché vanno al di là del premio in quanto tale, al di là del contenuto del premio in quanto tale. Per questo voglio ringraziare il contributo della Fondazione Pfizer, che ci consente anche di fare questo tipo di iniziativa, che al di là del contenuto del premio danno il segno di una intenzione particolare delle strutture sanitarie pubbliche e private rispetto al tema del fumo. Oltre alle campagne promozionali, oltre agli spot, oltre ai manifesti, oltre ai media che ci interessano, voglio ringraziare appunto le strutture sanitarie, perché ci dimostrano in maniera concreta che sia possibile combattere il fumo attraverso le situazioni di una serie di strutture che in quanto tale sono dedicate a questo tipo di battaglia. Il fatto, come diceva il professor Caracci, di poter arrivare a debellare alcune patologie particolari che derivano dall'abuso, dall'uso del fumo, vanno in questa direzione. Quindi occorre sostenere questo tipo di iniziative, sostenere anche i progetti che l'Istituto sulle sanità presenta anche quest'anno, la forza novale, farà con l'osservatorio fumo anche la zona nostra dell'Istituto stesso. Quindi insieme possiamo raggiungere alcuni obiettivi importanti. Gli obiettivi importanti, così dal fatto che abbiamo coinvolto
medici, infermieri, psicologi, specialisti, in una battaglia segnata da questo tipo di riconoscimento attraverso un bando pubblico, un concorso pubblico che consente, ma fatto lo scorso anno anche quest'anno, di poter avere un certo numero di persone, di strutture che partecipano a questo convegno e che quindi in quanto tale ci consentono poi di poter premiare qualcuno come segno importante del lavoro pubblico. Io mi fermo, mi taccio perché mi era soltanto un saluto, perché adesso daremo il premio questo, anche quest'anno, soltanto costituito dell'Osservatorio della Salute, quindi anche io volevo in questo senso premiare il centro antifumo del Policlinico di Modena, rappresentato qui da Triani, focalizzato su un target di pazienti cardiopatici, stata gestita in cura presso l'unità operativa di cardiologia, ricoverati per eventi ischemici cardiaci a cura. Sono stati proposti due diversi tipi di intervento. Il primo strutturato con un programma di counseling individuale e di gruppo associato alla terapia farmacologica, mentre il secondo si è basato esclusivamente sulla terapia psicologica. Già nel biennio 2008-2009 il centro antifumo del Policlinico di Modena ha ottenuto importanti risultati, facendo registrare un calo del 25,9% tra i fumatori trattati con terapia farmacologica più terapia psicologica individuale, che ha raggiunto il 46,3% fra quelli trattati con farmaci di terapia di gruppo. Quindi per questo abbiamo ottenuto l'opportuno la commissione di premiare il centro di fumo del Policlinico di Modena. Grazie. Centro antifumo del San Camillo Fornanini di Roma, rappresentato dalla dottoressa Principe, per l'innovatività del progetto presentato, che ha previsto l'affiancamento di uno psicologo durante la visita medica di routine. Ciò ha permesso di ottenere il mantenimento della terapia farmacologica grazie al supporto psicologico individuale di gruppo. Si è infatti riscontrato un aumento del numero delle persone che hanno smesso di fumare e una riduzione degli abbandoni della terapia, con una temporanea diminuzione dei tempi di trattamento. Su oltre 160 pazienti coinvolti si è registrata una riduzione della tenuta in fumo del 41% rispetto al 21% del trattamento standard. Inoltre, i tempi di attesa in ambulatorio sono stati sfruttati per un programma di terapia psicologica collettiva a sostegno del percorso individuale. Grazie. Grazie ancora dell'attenzione, ho finito, quindi adesso facciamo una breve, i due vincitori avranno modo di spiegare la loro ricerca brevemente, ma penso che sia importante anche nel dettaglio. Triandi, somatiche, fisiologiche e psicologiche,
Tra l'altro osservo che nella pagina di Repubblica di oggi ci sono delle immagini molto migliori di questa, quindi per fortuna sui mass media c'è un riversamento di competenze che ci aiuta. E in realtà c'è una malformazione patogena specifica per il cuore, diretta e come dire diretta e immediata anche attraverso i vasi. Vado molto velocemente, non spiego queste platee a queste diapositive. Quindi è evidente che se il tabagismo è una malattia, esso comunque quando presente costituisce complicanza o copatologia rispetto a tutte le patologie che vengono trattate in ambiente ospedaliero. E come rispetto ad altre copatologie curanti si pongono il problema di curarle per evitare l'aggravamento o prevenire le complicanze, lo stesso è giusto fare, è necessario fare nei confronti del tabagismo. E questa impostazione non va lasciata ovviamente alle intuizioni di singoli operatori, di singoli colleghi, ma deve diventare parte integrante di un impianto terapeutico. Con questo spirito noi abbiamo approcciato la direzione dell'unità di cardiologia del nostro ospedale, anche perché si sa che smettere di fumare induce il 36% il rischio di mortalità per qualsiasi caso tra i pazienti affetti da malattia coronarica, e abbiamo pertanto attivato una consulenza farmacologica con l'obiettivo ovviamente di massimizzare i risultati clinici della terapia della profilassi del tabagismo e ridurre il rischio di recondizzazione delle patologie cardiache di base. Una delle specificità che mi piace sottolineare, della quale sono molto convinto, è che l'approccio terapeutico va iniziato direttamente in costanza di ricovero, poi ovviamente prosegue come succede per il trattamento di tutte le patologie anche nel post ricovero, ma non c'è dubbio che in quel momento noi troviamo un recettivo sul versante motivazionale. Questa è la seconda idea guida. Ovviamente abbiamo previsto una procedura che consiste nel fatto che i cardiologi, opportunamente attivati con due riunioni di sensibilizzazione, nel momento in cui fanno l'analisi dei pazienti che ricoverano e che evidenziano l'abitudine tabacica, nello stesso momento chiedono la consulenza del centro antifumo. E il centro antifumo fa questa consulenza nell'arco di 48 ore dal momento della richiesta. Quindi io spero verosimilmente dal momento del ricovero. La consulenza è espletata contestualmente da un team di tre persone, dovrebbe essere così, di fatto sostanzialmente così, formato da un tossicologo, da una psicologa e da una infermiera. Questo perché noi riteniamo che nel momento di primo impatto si stabilisca quella la terapeutica che consente al nostro centro di seguire i pazienti con le tre professionalità più importanti che servono per la battaglia contro la dipendenza tabacica. Varie sono le tipologie di terapia che offriamo, non sto a discutere, per alcuni pazienti ovviamente non viene iniziata subito la terapia e questi sono pazienti che presentino danno epatico grave, danno renale grave, utilizzo di sostanze d'abuso. O sono pazienti con patologia psichiatrica e, come dicevo prima, la terapia farmacologica e in qualche modo psicologica viene iniziata comunque subito in costanza di ricovero. In questa riproduzione ho cercato forse un altro punto assolutamente fondamentale e forse più importante. Noi abbiamo attivato un numero, il 3333, che viene presidiato tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 18, dall'operatrice infermieristica. Questo numero viene diffuso a tutti e è obbligatorio, per questa obbligatoria e ben assolto comunque compito, questa operatrice infermieristica risponde alle chiamate dei fumatori in difficoltà, oltre che alle altre attività di programmazione e di richiesta di intervento, e assicura quella continuità assistenziale che andiamo sempre a invocare, che poi concretamente significa che non ci può essere un call center che risponde due ore alla settimana. Il call center, se si mette in piedi, devono lavorare 8-10 ore al giorno, quantomeno nei giorni feriali, per quanto mi riguarda tendenzialmente anche nei giorni festivi. Questo è un elemento centrale che ci viene riconosciuto dai pazienti. In questa diapositiva
molto confusa, vedete, che una disaggregazione dei nostri pazienti per area di ricovero e anche per tipologia, e vedete che oltre ai pazienti cardiopatici, che costituiscono quasi il 50% dei nostri pazienti, ce ne sono altri sui quali noi interveniamo. E vi dico subito che già di fatto oggi, avendo il nostro centro inserite strutturalmente componenti di tossicologia, pazienti seguiti da tossicologia, nel nostro specifico pazienti con del centro centrale, di fatto hanno una ordinaria attivazione del percorso per smettere di fumare quando siano cefalalgici e tabagisti. E vedete anche che abbiamo pazienti pneumologici, vi dico che nel 2011 adotteremo lo stesso protocollo per la pneumologia, poiché io personalmente non sono convinto, non ho la certezza, che gli stessi pneumologi in maniera strutturata e organica attivino percorsi per smettere di fumare in maniera, diciamo, tutto organica tra i loro pazienti. Abbiamo già l'accordo con la struttura di pneumologia e riproporremo il modello della consulenza anche per questa struttura. Ovviamente lo stesso modello andremo a riproporlo per tutti i reparti man mano che il nostro centro cresca di competenze e soprattutto di dotazioni di personale. Rapidissimamente, questo è uno schema di quello che definisco il bilancio di missione, o se volete il bilancio preventivo delle attività che un centro di fumo deve fare, e vedete che oltre all'attività clinica ci sono attività di organizzazione, ci sono attività di comunicazione per la salute, ci sono attività di vigilanza e di divieto di fumo nelle strutture sanitarie, ci sono attività di didattica, di ricerca e di formazione. Tutta questa massa di attività, quando parliamo di centro antifumo, in realtà dobbiamo pensare a questo, non a una semplice visita ogni tanto da parte tabagista, qui una rappresentazione dell'importanza del sistema di comunicazione con il sito, sul nostro sito aziendale, che ovviamente era al primo posto il link per gli studi sulla sanità e ha già il riferimento per il convegno che abbiamo fatto il 24 di maggio con dottor Zuccaro in onore della giornata mondiale contro il fumo. Dicevo, questa è la lista dei professionisti delle varie discipline che per diverse ore della settimana partecipano alle nostre attività. Qui ho quantificato in questo caso circa 4.500 ore l'anno, di cui 3.500 circa ospedaliere e 1.000 qualcosa di personale universitario. Io vi segnalo che gran parte di questa attività è fatta da personale a contratto o volontario e che se vogliamo dare forza, come indispensabile per la salute pubblica, la lotta al fumo, occorre promuovere una più forte convinzione da parte degli assessorati regionali della sanità e dei manager aziendali affinché dotino di personale adeguato a tempo pieno i centri antifumo, superando quella paralisi che su questo tema sembra una vera e superando anche quella frammentazione tra ospedale e distretti che rischia di essere paralizzante, perché io sono convinto che un forte centro antifumo anche all'insediamento distrettuale possa legittimamente, anzi debba, fare consulenze in ambiente ospedaliero, oltre che ovviamente negli stessi ambienti del distretto, che guarda caso sono strutture sanitarie che essere ovviamente titolate di essere centrali nella battaglia contro il fumo. Grazie per l'attenzione, mi scuso. Così valuteremo da oggi il progetto. L'auspicio è che altri centri contati con Triangio per verificare la possibilità di portare proprio in realtà questa esperienza che ritengo importante e che ha ottenuto per fatto dei buoni risultati. Dottoressa Principe, adesso ti illustrerà il tuo progetto. Buongiorno a tutti e grazie. Il nostro centro antifumo è ormai aperto, chi lo conosce già dal 1999 a Roma, si trova dentro l'azienda San Camillo Formanini e nasce prima come un centro all'interno di un'unità operativa di pneumologia e poi si sviluppa all'interno della direzione sanitaria quando finalmente gli danno il riconoscimento
e quindi diventa una struttura autonoma con del personale che finalmente siamo riusciti a concretizzare con appunto un medico pneumologo, una psicologa e un amministrativo che ci aiuta anche nel controllo del tabagismo all'interno dell'azienda. Prego, nella successiva. Svolgendo questa attività da parecchio tempo, chi si occupa di trattamento del tabagismo, ci siamo accorti di alcune criticità che sono difficili da superare, ma soprattutto bisogna comunque cercare di migliorare, seguendo sempre il supporto delle clinica. Una di queste è la resistenza dei nostri pazienti al supporto psicologico. Molti pazienti non accettano, il nostro è un ambulatorio aperto soprattutto agli esterni, quindi sono pazienti gravi, non accettano il supporto psicologico, sono restii. Un altro dei problemi che dobbiamo affrontare è quello di ridurre il numero degli abbandoni. Molti pazienti vengono, fanno un primo incontro, poi abbiamo notato non ritornano a seguire il gruppo oppure il corso individuale. E poi aumentare anche il numero delle cessazioni, certo è un obiettivo che tutti dobbiamo migliorare. E infine il controllo a un anno, cioè i cosiddetti follow-up, i pazienti che a un anno è difficile continuare a inseguirli, cercare di mantenere quindi questo risultato, ma soprattutto i pazienti ci sfuggono a un anno e soprattutto quando si presenta il tuo statistico è importante cambiare questo. Per raggiungere questo obiettivo siamo partiti dal primo punto, appunto, quello della criticità che ci interessa di più, quello del supporto psicologico, perché in realtà ci siamo resi conto quanto questo fosse importante, come ci dicono le linee guida, potenziarlo ma farlo accettare ai pazienti in maniera più semplice. E quindi abbiamo posto il nostro psicologo, anziché lavorare in maniera diciamo scollegata, insieme, cioè nello stesso tempo il paziente ha sia il supporto del medico sia il supporto psicologico nella stessa giornata nello stesso tempo, e quindi abbiamo messo lo psicologo direttamente in sala d'attesa. Può sembrare una cosa semplice, eppure ci ha risolto tantissimo il problema, perché i pazienti si trovano direttamente inseriti con il supporto psicologico, lo accettano in maniera molto più semplice e questo poi dà ovviamente dei risultati nel trattamento. I gruppi sono sicuramente eterogenei perché si trovano pazienti che arrivano al loro primo incontro e si trovano già inseriti con pazienti che magari hanno già smesso di fumare. Però questa diversità è proprio quel valore aggiunto che ci ha permesso di ottenere dei risultati migliori. Quindi ad ogni incontro il paziente riceve dallo psicologo sia il trattamento di gruppo e individuale, che sono casi particolari, ed è seguito nello stesso tempo dal medico per il trattamento comportamentale. Tutto questo si può svolgere direttamente nella sala d'attesa in modo che il paziente non perda assolutamente il tempo. Andiamo avanti. Quindi abbiamo visto cioè il ruolo del medico che si occupa del percorso appunto di dissociazione, quello che deciderà il momento di inserire quale tipo di terapia farmacologica e quando, e nello stesso tempo il paziente fuori riceve il supporto psicologico. Per questo lascio la parola. Allora, passando ai risultati della sperimentazione, potete vedere dalle due figure, sono dei grafici sottostraticamente, il confronto che c'è stato fra i pazienti avuti dal 1 di luglio del 2009 al 31 gennaio 2010, quando ancora non c'era la figura dello psicologo all'interno del servizio, quello che invece c'è stato dal 1 luglio 2010 al 31 2011, quindi si è di tempo, per vedere un po' quelle che sono le variazioni. Si può vedere che abbiamo avuto un aumento delle percentuali di cessazione del fumo del 95%, come numeri abbiamo 21% nell'arco del 2009 e il 41% del 2010. Abbiamo avuto una riduzione del drop out, che era uno dei nostri obiettivi principali, di media del 20%, e in primi quattro addirittura del meno 80%, perché non perdevamo così più i nostri pazienti. L'aumento del numero degli utenti trattati quindi è aumentato di più del 40%. E quindi anche il numero delle visite è aumentato perché le persone seguono di più il trattamento, quindi riescono ad arrivare alla cessazione. E un altro risultato che abbiamo avuto è stata la riduzione dei tempi di trattamento, meno 30% sui tempi totali di gestione per arrivare alla cessazione. E poi comunque c'è il mantenimento. Principalmente abbiamo cercato quindi di andare a rispondere a quelle che erano le esigenze dei pazienti, soprattutto nella fase dell'accoglienza del paziente, quindi del primo contatto, del primo incontro. Andare a gestire quello che era il vissuto sul fumo, quelle che erano le loro resistenze, quelle che erano le loro paure, contando il fatto che normalmente ci sono dei altissimi livelli di ansia, comunque di
esistenza. I nostri pazienti, come abbiamo già detto, non sono per la maggior parte all'interno già dell'ospedale, ma vengono dall'esterno, quindi dal territorio, quindi ci sono proprio sempre delle malattie corallari molto intense, quindi portano alla gestazione. Quindi la motivazione molte volte è fluttuante, quindi la presenza dello psicologo regolarmente all'interno del servizio serve anche ad aiutare a mantenere la motivazione. I soggetti quindi arrivando al servizio durante il tempo di attesa, non erano più nella sala d'attesa, ma nella stanza da bagno. La stanza quindi prendeva un suo ruolo principale e che quindi dava un'accoglienza maggiore. L'avere le persone a varie fasi ci permetteva di aumentare la motivazione con il supporto degli stessi, quindi il supporto da fare. E più l'attesa per la vista rimane in primo luogo, era quindi un momento non completo, un momento perso, un momento comunque utile di integrazione. Il quale comunque sarà poi sempre una valutazione sia per il post visita anche da parte dello psicologo, perché questo ci serviva ad aiutare a lavorare sulle resistenze, che trovano soprattutto nei momenti di incontro. In breve, quindi, possiamo dire l'innovazione di questo approccio è proprio quello di combinare, quindi potenziare ogni singolo incontro che era settimanale fino alla gestazione, che è settimanale fino alla gestazione, gli effetti di entrambe le terapie, sia quella individuale che quella di gruppo. E quindi ciò che abbiamo trovato quindi è un aumento dell'efficienza e quindi dell'incisività dell'intervento, che ci ha permesso anche quindi di ridurre le liste d'attesa e di accettare molti più pazienti. Se una lista d'attesa non ci trova come circa una settimana. Accettiamo un po' tutti i punti per le liste. Grazie. Grazie, complimenti anche per lo sforzo e per il successo dell'integrazione tra diversi gruppi professionali nel rispetto dei singoli ruoli. E anche questo penso che sia un progetto che ci auguriamo.